Ciao ragazzi, ci troviamo stranamente ad assaggiare per la prima volta, penso, la pizza in un centro commerciale. Dove ci troviamo? Nella bellissima Mugnano, dici tu, dobbiamo mangiare la pizza a Mugnano. Andiamo a mangiare la pizza a Mugnano. Per gli amici di Bolzano, Mugnano, in provincia di Napoli. E niente, c'è questa pizza che vogliamo provare assolutamente. Ve lo dico già, è un prodotto particolarissimo. Però, nell'assaggio oggi, verremo coadiuvati da Fabrizio di FSL Food. In qualche modo giudicherà con noi questo prodotto. Tu già hai visto qualcosa sui social? Ho visto che comunque è un prodotto estremamente particolare, con un cornicione che fa parlare veramente di sé, è un prodotto fuori dall'ordinario. Esatto, è una pizza a canotto, però estremizzata proprio al massimo. Infatti sono curiosissimo di provarlo. Uno, perché nell'ultimo periodo si è parlato assai della pizza di Vincenzo e Bade. Due, perché in linea di massima a me le pizze col cornicione è troppo, estremamente grande. Non mi fanno impazzire. Ma poi diciamo la verità, queste qua sono le pizze che fanno triggerare, incazzare di più le persone. Nel senso che appena c'è la pizza a canotto parte proprio la shitstorm a raffica. Cioè, da una parte le persone che la adorano, cioè vogliono riprodurre quella tipologia di pizza, e dall'altra parte quelli che non la possono proprio vedere. Se siete curiosi di vedere questa tipologia di pizza, continuate a vedervi il video, perché raga, dobbiamo avere la mente aperta e scoprire sempre nuove cose. Allora ragazzi, lui è Vincenzo Abbate. Ciao. Pizzaiolo che sta facendo parlare molto di sé, che fa questo prodotto un pochino più particolare rispetto alla classica pizza. Questo è un prodotto, diciamo, un po' più esplosivo della classica contemporanea. Io attualmente oggi la sto chiamando un pochino la nuova contemporanea. Ragazzi, noi andiamo a tavola, andiamo a assaggiare questa pizza, siamo curiosissimi, andiamo. Allora, prima cosa che vediamo, il menù. Vediamo che ci sono delle pizze classiche che partono da un 5,50€ per la marinara, e poi ci sono quelle un pochino più, diciamo, gourmet, più particolari, che costano un massimo di 12€. Vorrei che però mi commentassi la margherita a 6,50€. Secondo te ci sta per il contesto? Oggi come oggi, dove anche i più grandi hanno messo una margherita a 7€, direi che è sacrosanto mettere questo tipo di prezzo. Secondo me ci sta, anche se per Mugnano siamo giusto un filino sopra la media. Poi però, altra cosa che salta all'occhio è la ruota di carro. Ragazzi, propongono la ruota di carro proprio a menù. Questa qua a 7€. Sapevo che venivate voi, e quindi ho preparato due impasti, okay. Uno che c'ha 48 ore e l'altro che c'ha 72 ore, quindi vi faccio assaggiare tutte e due, così vedete un pochino le differenze. Penso che noi ieri sera abbiamo fatto una pizza in 3 ore, quindi è proprio l'opposto di... Però dopo ti faccio vedere il risultato, perché no, è venuto molto simile comunque alla filosofia. Infatti sì. Prova e beve. Mamma 48 mia. Ore. Margherita, 72 ore di lievitazione. Sono i cornicioni più alti che abbia mai visto. Allora, quindi Vince, questa qui è 48. 48 ore di lievitazione. 72 ore tra fermento e chiusura. Ok. Ragazzi, è veramente bella. Un po' di forbice così, vedete un po' di struttura. Ma è già mangiato delle stamattine, capito? Ragazzi, io sono veramente scioccato, cioè estrema è l'aggettivo che più mi viene per descriverla. Fabrizio, arrogante, dimmi che cosa ne pensi. Allora, io ne ho viste tante di pizze così, ma con questo tipo di cornicione così esploso e così cresciuto mai. Ma poi si vede, capisci che c'è aria dentro e non basta, vedi come ispira. È una bolla d'aria. Allora, questa qua è la provola e pepe. Provola e pepe. Oh, il cornicione rivela ovviamente tutta la struttura che già si vede a occhio nudo prima di tagliare la pizza. Ed è così, guarda qua, va. Veramente con le gallerie, tutta la superficie del cornicione. Raga, mamma mia. Allora, cottura sotto già si vede che è perfetta, veramente perfetta. Ma anche la cottura in generale. Secondo me una cosa particolare di questa tipologia di pizza è qua. Sai qual è la parte secondo me più fastidiosa da cuocere? Questa qui. Sì. L'arricciatura, sì. Si fa questo ammasso di pasta dove c'è appunto il pomodoro, e quindi giustamente il calore è come se facesse più fatica a penetrare, quindi andandolo a toccare qui però si vede che la pizza è cotta. Un'altra cosa che ti voglio far vedere, Vince, proprio a livello di colorazione, nel senso che sono tutte e due brunite in maniera similare, però se vedi bene questa qua a 72
c'ha un accenno di maculatura, vedi? Sì. E invece questa qua c'ha proprio un colore uniforme, omogeneo, vedi, c'ha questo marroncino su tutta quanta la superficie. Cioè praticamente avendo fermentato leggermente in meno sono presenti più zuccheri e quindi danno questa colorazione più uniforme rispetto invece a quando sono scomposti e quindi ti danno un po' di maculatura. È una questione di zuccheri e pure una questione di integrità della maglia glutinica. Qui c'è di più e quindi si fanno queste bollicine e si vanno a colorare in questo modo. Cottura ottima, poi già ne abbiamo parlato. Sfoglia che sembra tipo quella lì di un croissant all'interno. Tranne qua, qua invece sta proprio tipo il traforo. Come si chiama traforo? Del Monte Bianco. Il traforo del Monte Bianco, esattamente. Andiamo all'assaggio. Allora, assaggiamo anche noi questa, Fabri? Sì. Forse pomodoro è un pelo troppo salato. Mamma mia. Eccola qua ragazzi. Poi è bello di questa pizza che comunque l'abbiamo tagliata in quattro ed è strutturata su, diciamo, dove l'hai tagliata, tagliata. Pomodoro un pochino troppo salato. L'impasto invece mi piace tanto. Rispetto alle contemporanee pure l'impasto è più saporito. Infatti quello ti voglio dire, sento proprio molto più gustosa, anche un piacere riuscire a mangiare proprio l'impasto in sé per sé. È estremamente gustosa. È quello che non ritrovo in determinate pizze contemporanee. È vero, sono un pochino più piatte, più delicate di sapore. Cioè l'impasto è arrogante non solo nell'aspetto ma anche come gusto. C'ha un gusto più pronunciato. A me l'unica cosa che non convince tantissimo, forse un filino tenace già durante. Ma in realtà ti devo dire la verità, a livello di consistenza mi piace parecchio. Ma abbiamo pure fatto freddare, è questo vero. Vero. La dura vita dei food blogger. Mangiamo sempre roba fredda. Il cameraman invece la mangia congelata, quindi ci va proprio peggio di tutti. Cottura sempre ottima, pure di qua ti faccio vedere la sfoglia di questa, guarda quanto è trasparente proprio. Di qua se no davanti a quella grande angolare. Allora, la consistenza è un'altra roba questa. Molto più scioglievole. Ragazzi, ho assaggiato questa qua, che invece è a 72 ore. Comunque, mi sa che è il fatto che doveva essere più calda. Adesso che è calda apprezzo molto di più, è più scioglievole perché è semplicemente più calda. Comunque il pomodoro è un pochino salato anche qui, però è sempre gustoso. Volevo dire alle persone che ci seguono che questa tipologia di pizza, l'abbiamo detto stesso noi, può piacere, può non piacere. Noi stessi, almeno io e Antonio, non siamo in generale amanti delle pizze con un cornicione troppo pronunciato. Però raga, vi dico comunque, siate curiosi, cioè provate, perché veramente per fare un prodotto del genere ci sono sicuramente tante nottate, tanti errori, tanti sbagli, tante prove. E quindi secondo me merita sicuramente di essere provato. Poi può piacere, può essere una piacevole scoperta, oppure uno può rimanere sulla pizza tradizionale, che tanto lì resta immortale, non la toccherà mai nessuno. Ho sentito che comunque c'è differenza tra quello là 48 e qua 72. Però rispetto a questo di prima l'ho sentito un po' meno tenace da dover masticare. Sì, io, l'ho sentito sì. Meno tenace da dover masticare sia il cornicione che la parte centrale, che la dobbiamo mangiare calda. Perché noi abbiamo fatto passare questi 5 minuti fatidici che fanno la differenza sotto questo punto di vista. È un'altra pizza proprio. Sì. Ho mangiato a bollente, raga, c'è poco da fare, la napoletana è così. Impasto. Eccola. È una rota di carne a tutti gli effetti. Rota di carne. Mamma mia. Questo qua è quello di 48 di 72. 72. Che abbiamo preferito, tra l'altro. Ragazzi, comunque direi che Vincenzo anche con la ruota di carro. Ma sai che fa una pizza così grossa con gli impasti che utilizza lui? Non è facile non bucarla e tenerla bella intera per tutta la cottura. Pure questa qua direi che è diversa dalle ruote di carro che si trovano. Sì, vabbè. Le ruote di carro che si trovano in giro per Napoli, perché vedi pure sì. Qua il cornicione. Vabbè, perché comunque è idratato l'identità del pizzaiolo. Vogliamo fare una cosa particolare, cioè vogliamo mangiare calda questa. E vai, vai. Che non facciamo mai. Facciamo questa pezzeria, va. Guarda la cottura sotto. Vedere. Perfetto. Oh, guarda il fine pasta. Lecca per rode di carro. Pure questa qua, vedi, pure il cornicione comunque è strutturato pure in questa pizza. Mamma mia, voglio comunque sulle cotture. Ma che gli vuoi dire? Veramente. Non ne sbaglia una. In generale la ruota di carro è più particolare, mai assaggiata. Perché resta croccante. Bravissimo, pure bravissimo. Oddio, croccante no, no, esagerato. No, 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 no.
quel filo di friabilità, sì. Crunchy, come dicono oggi. Perché alla fine, fondamentalmente, questa qua comunque è una pizza e come la stendi, la devi asciugare perché l'impasto sì. è idratato. Quindi effettivamente senti quella friabilità già su tutta la fetta. Infatti quello che volevo dire è che la sua pizza a canotto è rivoluzionaria, ma questo qua pure è un prodotto difficile da trovare. Cosa, cosa. Se ma meno questi pazzi fatto così. Sì, no, è fa salivare proprio. Molto più buona. Vincenzo, non le fare lì, non le fare i canotti, fai le ruote di carro, no, sto scherzando. Non è niente particolare. È come se con questo spessore di pasta è come se si esaltasse. Si valorizzasse ancora di più, perché tu fondamentalmente quella pizza a canotto, questa friabilità la senti, ma la senti solo sul cornicione. Qui invece già la fetta la senti proprio tutta quanta friabile. E per chi piace, ovviamente a chi piace questa cosa qui, ti manda al manicomio. Qua è incredibile, questa è stata la vera scoperta di oggi. Sembra una patatina quando arrivi sul cornicione quasi. Quest'ultima pizza ha letteralmente cambiato le carte in tavola. Ma prima di votare la pizza, votiamo l'esperienza che abbiamo avuto. Una pizzeria impostata in maniera molto classica all'interno del centro commerciale, una cosa normalissima, anche se poi i camerieri sono tutti quanti simpaticissimi. Come esperienza in questo locale siamo sul 65 su 100. Fabrizio. Per quanto riguarda uno di... scusa. Io direi che possiamo dare un'esperienza di 70 su 100. Mi accodo a Fabrizio perché fondamentalmente è un'esperienza canonica, nel senso che mi è piaciuto tantissimo il fatto che ci siamo potuti confrontare con Vincenzo su qualsiasi cosa, però immagino che non tutti i clienti possono avere questo contatto diretto, quindi mi rendo conto che siamo stati un po' privilegiati. Per il resto immagino un cliente normale faccia un'esperienza normale, 70 su 100 pure per me. Ma adesso ci andiamo a guardare gli impasti del pizzaiolo, venite. Vieni Anto, ci fa vedere gli impasti. Nel mio mondo, diciamo. Questo fatto sabato. Ok. E acqua vai giù. Qua rigeneriamo, facciamo due pale, facciamo un po' di legge, quindi e acqua dopo. Questo impasto qua è da far vedere alle persone che nei DM ci scrivono sempre. Guarda. Ma sai, l'impasto mi si è un po' spiattellato. Vabbè. Te ne nei super sandos, non è sti pallini. Ma com'è? Qua non si muove. Questo è quello là da guardare. Ok. Guarda qua. Cioè, vai giù, non abbiate paura che i panetti sono un poco più... No, anzi, devono essere così. Se volete mantenere un prodotto, devono essere così. E siamo, questo qua, chiuso stamattina. Ok. Però, nonostante tutto, mi sembra già un prodotto che potrebbe già andare in forno, secondo no? Secondo me già lo può lavorare. Questo, se prendi qua, fai la pizza, già la puoi mangiare. Perciò dico, è molto versatile, è molto standardizzato il prodotto. Lo puoi usare oggi, domani, dopodomani. Infatti, raga, la cosa secondo me più allucinante è che in questa cella... si sta più caldi che a casa tua. Vedi pure la cella a 3 gradi, a 2 gradi, a 10 gradi. Oddio, è una questione di gestione. Tra l'altro Vincenzo ha detto pure che ci viene a trovare a casa, nel senso che noi proveremo sì. a replicare la pizza di Vincenzo. Fateci sapere sì. nei commenti, ragazzi, se volete che replichiamo a casa l'impasto di Vincenzo Abate. Non sarà affatto semplice, però magari qualche segreto no, ce lo svelo. Perché non so nemmeno da dove iniziare. Esatto. Per... lo faremo assolutamente. Ecco il momento catartico del video. Bello questo termine, chissà sì. dove cacciamo. È il momento, ragazzi, di votare la pizza. È la cosa più importante. Allora, inizio io. È un prodotto che mi ha scioccato. Soprattutto sì. con... ah, boh, già visivamente, appena dal rigo di shock. Po' bella. Però non solo è un prodotto particolare dal punto di vista di consistenze, anche dal punto di vista proprio del sapore, perché penso che sia l'impasto più saporito che abbiamo mai mangiato addirittura. E rende di più sulla ruota di carro. Io non l'avrei mai detto sta roba. Do un voto più alto per la ruota di carro, un voto leggermente inferiore per quella lì contemporanea, pure per una questione di gusti miei personali. Ed è per questo che nel totale per la qualità della pizza do un 83 su 100. Okay. 84, dai, 84. Alla fine sono vicinissimo alle tue considerazioni. Anche a me è piaciuta tantissimo la contemporanea. Però cazzo, a me il voto è salito proprio quando si è parlato, cioè quando è arrivata la ruota di carro, perché non me l'aspettavo così buona e così particolare. Mi voglio tenere anche un poco più alto, 85 su 100, ragazzi. Tanta roba, bella proprio. Ruota di carro che qua farebbe impazzire tantissima gente, una contemporanea molto particolare e io dico 87 su 100. Vai. Ragazzi, grazie di essere stati con noi in questo video. Suggeriteci altre pizzerie in cui dobbiamo andare, che noi andiamo. E siamo già in macchina per andare. Siamo già in macchina per partire, però perché dovevamo fare sta cringiata? Non lo so. Ciao io. Na 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 na